Buongiorno a tutti. Allora, oggi è venerdì, o domani oppure lunedì il capo dello Stato deve decidere se andiamo al voto o dare il governo al Movimento 5 Stelle. Dipende come si esprime il capo dello Stato. Andare al voto se ne parla neanche a giugno, si può andare a votare, perché con i tempi non ce la fanno. Ci vuole un anno, deve passare un anno, sarebbe nel 2019, e per un anno saremo senza governo. Lo Stato, il capo dello Stato, deve valutare questo oppure cercare di trovare una soluzione. Trovare una soluzione è difficile, perché governo tecnico non se ne parla per un anno, se no ci mettono ancora nella merda. O il capo dello Stato scioglie tutti i partiti che si sono alleati, la coalizione centrodestra e centrosinistra, e fa tutti i partiti singoli, allora automaticamente il Movimento 5 Stelle va direttamente al governo. Questa coalizione che hanno fatto è stata una girata per culo, o se no il capo dello Stato deve valutare a chi dare in mano il governo. Se ce lo dà a centrodestra non è cambiato niente, si saremmo ancora nella merda. Centrosinistra, peggio andare di notte, perché per 5 anni abbiamo visto in che condizioni siamo ridotti, o dare in mano al Movimento 5 Stelle. Ci sono tanti aspettativi da valutare, non è facile per il capo dello Stato. Il capo dello Stato deve valutare un po' tutta la situazione, e non è tanto bello valutare tutta la situazione. L'unica soluzione e dare in mano al Movimento 5 Stelle, se no ci vuole un anno per andare a votare, perché i tempi non ci sono proprio, neanche a giugno si può, e sarà dura. E mettere per un anno un governo tecnico ci massacra solo. O dare in mano per un anno a Salvini, come lui sta dicendo, ma non esiste proprio. Salvini non se ne può tirare fuori da Berlusconi, perché là comanda Berlusconi. Andare di nuovo a voto per Salvini è impossibile, perché soldi non ne ha, di cui deve cacciare Berlusconi, e lui è sottomesso a Berlusconi come tutte le altre cose, non te ne può tirare fuori. Può essere una girata, in che senso? Che centrodestra e centrosinistra si uniscono, perché nel centrosinistra è inutile che tutti quanti al PD così con la tutto queste chiacchierate fa. Là abbiamo capito, là comanda Renzi. Non lo so come fa a comandare Renzi, ma là comanda Renzi. Cioè, vedi un po' quelli là a che punto sono arrivati, di cui Renzi è alleato con Berlusconi, di cui centrodestra e centrosinistra si uniscono e vanno al governo. E siamo sempre nella merda. 5 anni di merda. 5 anni che saremo sottomessi. Ancora peggio. Ci massacreranno solo. Unire centrodestra e centrosinistra. Io spero che il capo dello Stato prenda una decisione seria, che scioglie le coalizioni centrodestra e centrosinistra, partiti singoli. Il primo partito che ha vinto, il Movimento 5 Stelle, e dà in mano il governo per 5 anni al Movimento 5 Stelle. Se no, per un anno sarà triste. Ma speriamo per il bene. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, Scritta Rossa, iscrivetevi e lasciate un commento. Buona giornata a tutti.